Comincia così, in cammino per il Mediterraneo, del nord, del sud, mentre incontravamo e collaboravamo con musicisti diversi. Voglio dire che tutto è cominciato senza un progetto vero e proprio. Semmai si tratta di un aver trovato, di avere scoperto che questa cantata esiste da sempre. Perché è l'anima mediterranea che è così intimamente innervata di radici ebraiche, cristiane, musulmane, che ovunque affiora qualcosa di esse. Anzi, la costante è proprio l'essenza prodotta dalla mistura continua di quelle tre fedi, o semplicemente visioni del mondo. Diciamo che è il cammino stesso per quel mare, che da un certo punto in poi non assolve il viaggiatore dall'essere, allo stesso tempo, un ebreo, un cristiano, un musulmano. Thank you.
Insomma, avevo l'onore di avere la collaborazione di straordinari solisti ed era necessario trovare una sorta di tessuto connettivo sul quale potessero esprimersi. L'orchestra in un primo tempo mi sembrò l'elemento giusto, sia perché permetteva, attraverso il colore, anche di un semplice tappeto sonoro, un dialogo tra mondi lontani, sia perché in questo contesto essa simbolicamente richiamava un occidente più razionale di scrittura, se vogliamo. Questi intermezzi, di cui è intessuta tutta la cantata, sono di tipo seriale, scritti, e rappresentano più semplicemente quell'istinto tecnicistico, analitico, tutto occidentale, che fa poi parte nella sua speciosità negativa dell'atteggiamento aggressivo, bellico. Ma non bastava l'orchestra.